Paolo Impallinati, oggi parliamo di un argomento che tanti mi chiedono, poi ne parlerò anche nel dettaglio, ma nel frattempo voglio sapere il vostro parere. Cosa ne pensate dei visori notturni durante i game? Forse saprete che esiste una tipologia di gioco, soprattutto ovviamente di 24 ore nelle notturne, oppure se uno fa un game solo notturno, anche non di 24 ore, di 6-5 ore, ma di notte, sapete che alcune squadre si dotano di visori notturni. E qua, come al solito, si aprono due scuole di pensiero. C'è chi dice no, non è corretto nei confronti di chi non ce l'ha. Sì, invece, assolutamente, perché così sviluppiamo la nostra parte tecnica, il fatto che io me lo possa permettere. È un po' come succede nella realtà, che vince quello che ha la tecnologia migliore. E so i tuoi che non ce l'hai. Quindi voglio sapere qual è il vostro pensiero sull'argomento, consci del fatto che in alcune condizioni, lo dico per esperienza, il visore notturno, se un visore notturno con i controcazzi giusto, non il visore notturno di prima generazione, è un attrezzo non indispensabile ma molto 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 utile. Utile, oggettivamente utile, ma non tanto, non per forza per colpire l'avversario, anche sì, ma per tante altre cose. Da PO3 per questa settimana velocissima, devo diventare più veloce, me lo dico sempre, non ci riesco mai. Vi ringrazio come al solito, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, dettagliatamente come al solito, con la vostra plomb e con la vostra eleganza, senza usare parolacce perché vengono buttate nello spam, la bava, ormai lo sapete, e non risulterà il vostro commento. Accendete la campanella delle notifiche in modo da avere un'ulteriore notifica anche dei miei video quando esco con i nuovi video, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Da PO3 è tutto, ci vediamo la prossima settimana per colazione al peperoncino. Ciao, la Impallinati.